Allora, eccoci qui di nuovo in diretta con Ivano Richebono, il nostro chef arrogante. E... Però non sono arrogante ultimamente. No, da quando c'ha il cane, io non lo so. È proprio una roba, esatto, guarda. Un pirata e un signore. I cuccioli fanno miracoli. I cuccioli, soprattutto i cuccioli, insomma, tu hai un golden retriever, no? Come i Labrador, sono dei cani molto, molto affettuosi. E quindi lui, insomma, si è fatto prendere, via. Ha detto che si è alzato alle 5 e mezza per portare giù il cane. La prossima volta fai un video con l'orario. Facciamo. Così ci credo. Allora, oggi no, però perché ci non fa... ci credi, scusa. No, guarda, ti credo. Okay. Eccolo lì, guarda, sì. Amore. Ma guarda che amore. Guarda com'è bello. Questo l'ho visto sul tuo profilo. Guarda com'è bello, amore, piccolino. È bello come me. Ecco, anche lui con la pioggia non vuole uscire. Il mio cane non vuole mai uscire con la pioggia. Tutti si i cani non vogliono mai uscire. Però vabbè. Allora, facciamo il pollo alla cuciniera, che secondo me a lui piacerebbe molto, il pollo, tutto quello che è. Però non è un cibo da cani, ma è un cibo da umani. E senti, ma perché si chiama pollo alla cuciniera? Allora, pollo alla cuciniera perché? Perché abbiamo un libro di cucine antico, di ricette antiche della cucina soprattutto genovese, che si chiama La vera ricette della cuciniera, ok? Ah. In questo libro qua vengono racchiuse tutte le ricette di una volta, infatti è scritto anche nell'antico, in una lingua italiana antica. Allora noi l'abbiamo chiamato La cuciniera, ma poi fondamentalmente è un pollo in fricassea. Ah, il pollo in fricassea, giusto? Giusto. Tu conoscevi questa cosa? Del pollo in fricassea sì, una ricetta con radici medievali. L'antenato era il famoso pollo all'agresto medievale che tutti nominano. In realtà questa vera cuciniera nasce per un dissing, sai come si dice tra i rapper che si mandano a quel paese? Questo Emanuele Rossi voleva mandare a quel paese quello che aveva scritto un libro che era La cuciniera genovese 2 anni prima, perché diceva che non era completo, che era fatto male. Come si dice? Dissing. Un dissing è un litigio così. Tra rapper. Tra rapper o tra ricettari, ecco. Tanto sono sempre in rima. Ecco. Hai capito, vedi, va che linguaggio. Si impara sempre delle cose nuove. Ti piace questi ragazzi. Dissing mi piace, ecco, non lo sapevo. Vedi? Clementino non me l'ha mai insegnato quando abbiamo lavorato. Prendi e porta a casa. Allora, burro e cipolle. Noi abbiamo iniziato. Allora, è una ricetta molto semplice. Però ci sono poi alcuni accorgimenti, ma soprattutto nella lavorazione della salsa con l'uovo. Okay? Esatto, allora. Perché il pollo africassea ha la caratteristica che a un certo punto c'ha l'uovo. Sì, in questa ricetta sì, diciamo che il pollo al fricassea che troviamo normalmente anche nei ristoranti e nelle osterie è sempre accompagnato da verdure. Noi accompagniamo con una verdura, ma accompagniamo con delle patate chips. Però noi il pollo lo facciamo cuocere solo ed esclusivamente con una julienne di cipolle bionde. Ok? Mettiamo i pezzi di pollo che l'abbiamo già tagliato in sedicesimi. Il pollo si può tagliare a metà, si può tagliare in quarti, si può tagliare in ottavi, si può tagliare sedicesimi sarebbero 16 pezzi. Parti. Esatto, okay. Perfetto, vedi che. Lo andiamo a sistemare in casseruola, ok? In questo modo. Io adesso non lo metto tutto, metto qualche pezzo, chiaramente qua non c'è. Deve essere tutto bello stretto. Bello stretto. Così bello come stretto. Ha fatto Ivano. Allora, lo facciamo un attimo rosolare bene da tutte le parti, ok? Poi io chiaramente l'ho già sistemato, lo andiamo a bagnare con un po' di vino bianco, quindi lo andiamo a sfumare bene. Allora, è un intingolo poi che deve essere bello abbondante, quindi questo lo facciamo sfumare, quindi evapora bene l'alcol del vino, è un vino, un vermentino chiaramente, certo, quindi abbiamo intorno ai 12 gradi e mezzo, quindi non è che abbia tanta gradazione alcolica. Poi andiamo a mettere brodo vegetale, diciamo che il brodo vegetale va bene accompagnarlo un po' con tutto, sia con la carne, con le verdure, perché no anche con il pesce, quando vogliamo avere una cosa un pochettino più leggera. Ok, lo andiamo a mettere così in casseruola e lo facciamo cuocere, coperto. Quanto tempo deve andare? Il pollo almeno, questo pollo qua, tagliato a pezzi così, almeno una quarantina di minuti, 40-45 minuti ci vogliono tutti. No, okay. Questo solo per capire, no? Esatto. Okay. Non usiamo pomodoro, non usiamo assolutamente pomodoro. Okay. Allora, qui invece abbiamo le patate chips. Allora, come chips le facciamo? Di patate. Allora, io le ho già tagliate con la mandolina. Oggi la mandolina e le patate vanno per la maggiore. Vanno per la maggiore. Allora. E ci fermiamo qua. No. Sì.
non per la mandolina. No, tra l'altro, attenzione quando tagliate con la mandolina, cambio subito argomento, perché ci si può tagliare. Tagliare, certo, ecco. Con le patate ti puoi sempre, con la mandolina ti puoi tagliare. Esatto, allora, bisogna stare bello attenti. Sottile, me lo sono fatto preparare giustamente alla zia Cri, e andiamo ad affettarle in questo modo. Chips. Ecco, è giusto, perché mettendole nell'acqua poi diventano belle croccanti. Esatto. Togliamo l'amido. Allora, no? La cosa importante è che quando noi le andiamo a tagliare con la mandolina, chi ha domestichezza anche a casa lo si può fare tranquillamente anche con una affettatrice. Ok? L'importante è poi mettere nell'acqua per far andare via l'amido. Allora, poi, cosa importante, le andiamo a scolare bene con un po' di carta o uno strofinaccio. No, perché se le buttiamo dentro con l'acqua su, poi esatto. Fa psh, e andiamo a mettere in olio di arachidi. Allora, la temperatura dell'olio per fare le chips non è che deve essere molto caldo, calda, ma va bene anche sui 180 gradi. Ecco, il 150, modo di fare la frittura, gradi, piano piano le dobbiamo mettere, piano non piano, tutte insieme. Perché no? Altrimenti iniziano chiaramente a bruciare. Allora, noi togliamo il pollo. Lo prendiamo quello che abbiamo già preparato, nel frattempo le chips vanno, iniziano a cuocere, devono rimanere belle chiare. Allora, andiamo a mettere già il pollo in un piatto, così. Okay. A parte. E facciamo la salsa a parte. Ecco, vedi? Allora. Ti servono ancora altre patate, le posso portare via? Ok, assolutamente. Allora, mettiamo il pollo in questo meraviglioso piatto. Accendiamo sotto. Vedi, quindi il sughino che rimane, che è fatto dal brodo, dalle cipolle, dal burro, eccetera, che nel frattempo dopo 45 minuti sono sfaldate. Esatto. E adesso andiamo a rompere le uova. Mettiamo un uovo intero e due rossi d'uovo. Un uovo intero e due rossi. Esatto. Okay. Così. Che sospiri, Alfio. Alfio sospira perché, perché ha fame, ma mi sa che oggi non ultimamente so. Non è che venga tanto. No, allora, poveretto. Giriamo bene, qui andiamo ben forte, ok? Chiaramente la salsa è già pronta, quindi abbiamo già messo del pepe, abbiamo già messo del sale. Qui nell'uovo andiamo a mettere un po' di prezzemolo. Andiamo a dare un po' di acido, quindi mettiamo un po' di acido e freschezza. Andiamo a mettere del succo di limone, così. No, ti seguo con attenzione perché ad esempio a me il pollo piace tanto, io lo mangio spessissimo e quindi avere anche delle alternative, immagino a casa di fare il pollo un pochino, anche se fricassea si conosce, ma ha tante variabili, è interessante. Allora, siccome straccia, se è troppo caldo, allora, onde evitare, inventiamo anche due cucchiaini di farina, 00, così. Perché in questo modo... Per fare in modo che intanto si rapprenda bene, come se fosse una crema. E poi aiuta anche a non stracciare, a non questo far stracciare le uova. Questo è un barbatrucco? È un resto di stucco. È un resto di stucco. È un barbatrucco. Se ne metti troppa di farina, resti di stucco, ecco proprio. Allora, nel frattempo... Le patate vedete che sono belle chiare, è chiaro che bisogna giocare anche un pochettino con la temperatura dell'olio, quindi se vedete che vanno un po' va giù la temperatura, alziamo, poi diminuiamo, quindi è anche importante giocare con le temperature. Ora, noi abbiamo qua l'intenzione... È anche un piatto equilibrato, no, Evelina? Non è un piatto... Sì, è un pasto insomma, completo, certo. Perché le patate sostituiscono gli amidi del pane. Però se noi non mettiamo le patate... ci vorrebbe un po' di verdura. Ecco, magari invece delle patate uno può mettere qualcos'altro. Sì. Però parliamo del pollo in fricassea invece... È ottimo, sì. No? Allora, perché... Non ride, perché ridi, c'era una Lorenzo? Roba su Twitter che guardavamo prima sull'Evelina che diceva Evelina tenta di enumerare le proprietà nutritive anche se i piatti sono una bomba arteriosclerotica. Perché? Io lo dico sempre, è facile parlare di nutrizione quando tutti sono a dieta, vegetariani, ma vegani, tanto di o quando magari mangiano tutto le piccole. Invece la sua sfida è, in mezzo a tutte queste calorie, riuscire a dare degli insegnamenti importanti. Perché impariamo a conoscerlo il piatto, poi, esatto, ognuno poi dopo ognuno toglie e mette a seconda di quello che ha. Non è che guardiamo la dieta, perché sennò abbiamo sbagliato programma. Esatto, vado via. Ecco. Allora, a questo punto le patate stanno friggendo.
Dovrebbe essere un pochettino più, però sai che qua certo, i fornelli sono vabbè, sempre qua è come a casa, particolari. Non sono dei fornelli... Esatto. Ma vediamo. Poi guarda, queste patate qui si possono preparare anche prima. Certo, perché certo. Una volta pronte le fai magari la mattina per il pranzo, perché rimangono croccanti. E metti poi a scaldare all'ultimo. Le puoi anche no. Queste sono patate che noi possiamo trovare tranquillamente anche nei sacchetti. Certo. Hai presente la patatina dell'aperitivo? Esatto, quella. Esatto. Però a casa è una cosa che si può fare tranquillamente. Ok, devono diventare belle croccanti. Allora, operazione finale per fare questo piatto. Allora, andiamo a spegnere il fuoco. Vedete che bolle, chiaramente. Mm-hmm. Allora, noi spegniamo, lo leviamo dal fuoco, lasciamo andare un pochettino giù la temperatura, quindi qua saremo intorno ai 100 gradi. Quindi, piano piano va giù la temperatura e possiamo mettere il composto fatto con un uovo intero, due rossi d'uovo, abbiamo del prezzemolo e succo di due limoni. E lo andiamo a unire alla salsa. E un po' di farina, è importante perché così l'uovo non straccia. Esatto, e un po' di farina. È un trucco che è interessante perché... Viene una bella puccetta in questo modo qua, vedete che non straccia. Allora, se vogliamo farlo rapprendere un attimo, chiaramente non dobbiamo fare una frittata, se no è inutile, però lo possiamo mettere ancora qualche secondo sul fuoco, girando sempre, perché altrimenti mescolando in continuazione. Certo, mescolando. No, perché io penso sempre, ma il pollo poi ritorna nella padella o è la padella che va nel pollo? No, 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 il pollo rimane qua e noi andiamo a mettere la nostra salsa. Hai capito. Allora, aggiustiamo ancora un po' di sale, chiaramente, perché abbiamo messo l'uovo. Io non ho messo sale all'interno dell'uovo. Dirti che è perfetto, non te lo so neanche dire. Ma guarda, ti avrei giurato. Però, avrei piacere che tu assaggiassi solo esclusivamente la salsina, perché il pollo... Va bene. Guarda un po'. No, ma senti il gustino, ma soprattutto senti il gustino anche del limone. Allora, mettiamo sopra... È buonissimo, è vero. Grazie. Perché il limone è sgrassa, Evelina, il limone sgrassa. Sgrassa, niente. Ma è buonissimo, perché gli dà... Questa è un'idea di pollo. Sai che sei proprio bravo? Ma grande, ma grazie! Perché questa è un'idea di pollo interessantissima. Adesso il fricassea, poi uno dice, ah, io lo faccio così. Però questa è un'idea semplice, veloce. Adesso le patatine non sono venute molto bene, perché noi abbiamo sempre un problema con l'induzione nella frittura. Non stare a parlare, non dire gatto prima che ce l'hai nel sacco, perché adesso queste qua... Chissà, magari un miracolo e sono perfette. Perché secondo me le fai ricuocere e poi le mettiamo su, no? Ma qualcuna è già pronta, ad esempio questa qua te la dono. Allora, le andiamo a mettere qua io un po' di carta assorbente, le assorbiamo ancora leggermente dall'olio e io le sento già sotto le mani che sono belle crocche. Va bene, allora, va bene. Andiamo a mettere un po' di sale, mi dispiace Alfio, ma per te oggi non ce n'è. Non ce n'è? Per quanto? Non la senti? Mamma mia! È buona. Grande. Sì, è meglio di quello che pensavo. Grazie. Comunque voglio dire, questo pollo rifatelo perché è meraviglioso. Sì, sì. Ivano Ricchebono, il pollo alla cuciniera. Cosa vuoi, Alfio? Io ho fame. No. Luca dice no, lo sai, io non decido niente. Tutti pensano che decido io, invece io no. Qualcosa da mangiare? A me. Qualcosa da mangiare come? No, cosa vorrei? Qualunque cosa, io ho fame. Allora, sono stato bravo. Una patata da rosicchiare. Sono stato bravo con io ho i gessetti al massimo, un gessetto. Ma dai un pezzettino di pollo, ma no, il gessetto no. Non puoi mangiare il gessetto, Alfio. Senti, Alfio, convinci Luca? No, il gessetto no. Convinci... Dove è andato? Convinci a darti un pezzo di pollo, dai. È buono. Un pezzettino di pollo. No, il gessetto no, poveretto, dai. È bello croccante. Allora, no, scherzo. È un gessetto di liquirizia. Ha ha ha.